Buongiorno dottore, ho l'orecchio aperto. Ecco qua, secco, deciso, uno che viene a dire al dottore c'è l'orecchio aperto, il dottore prima si spaventa perché uno con l'orecchio Sì. aperto, no, guardiamo, facciamo vedere che cosa è, di cosa si tratta in questo caso. Si tratta di una fissurazione del lobo dell'orecchio, lo vedete qui, da orecchino, coloboma si può chiamare, ok, o schisi del lobo auricolare. La storia di questa ragazza, vedete che viene anche posteriormente, passa per la testa, così guardiamo anche dietro, quindi è tutto completamente aperto questo lobo in due punti. Quello che succede in questo caso è che il buco dell'orecchino era molto basso, Sì, giusto? sì. E quindi poco peso ha portato alla rottura. Questa è una ragazza giovane che ha quanti anni? 24. Perfetto. Caso invece simile può essere una signora che ha invece l'orecchio buco posizionato perfettamente, ma nel corso degli anni il lobo diventa più asciutto e quindi piano piano si può avere questa fissurazione. Schisi del lobo auricolare o coloboma auricolare, ovviamente è legato a un trauma, c'è cioè qualcosa, il peso, ci può essere uno rimane agganciato da qualche parte, lo strappa il figlio, il bambinetto piccolo in braccio, cose di questo genere. Ma sostanzialmente tutta questa cosa è correggibile con un piccolo intervento chirurgico che ha lo scopo di rifare praticamente tutto il lobo, andando a cruentare i due bordini che vedete qui, uno di qua e uno di là, e andando a riunire con dei punti di sutura che saranno sia nella parte anteriore che nella parte posteriore. Si metterà poi in anestesia locale questa cosa, si metterà una piccola medicazione e i punti verranno rimossi dopo circa 10 giorni. È un intervento non doloroso, come potete vedere in qualche video che abbiamo già pubblicato precedentemente. Eccoci quindi a vedere cosa è successo dopo l'intervento chirurgico. Quindi il buco è completamente riparato. Vedete, ci sono ancora i punti. Faccio una piccola zoomatina per vedere come l'angolo dell'orecchio è completamente ricostruito. Ed eccoci qua, dopo una decina di giorni dall'intervento, ho appena tolto i punti e vedete che non c'è più il famoso buchino. Si vedono ancora le due righine che sarebbero le nostre incisioni che abbiamo fatto per ricreare il lobo, ma come vedete qui la ricostruzione è praticamente perfetta, nel senso che non ci sono più quelle righine che avevate prima. E come dico sempre, questo è un intervento tridimensionale, cioè anche posteriormente c'è questo tipo di ricostruzione. Adesso cosa deve fare? Quindi chiediamo al paziente due cose di questi giorni qua: ha avuto male? No, Ok, ci sono stati dei fastidi, dei problemi dopo no. l'intervento? Ok, perfetto. Adesso cosa deve fare? Metteremo ancora un cerottino qualche giorno, e così finisce la fase della guarigione e poi ci sarà la fase della cicatrizzazione, dove si sentirà un pochettino duro come se fosse una pallina dentro e piano piano tornerà tutto normale con questi piccoli segni che piano piano spariranno. Quindi chiediamo se la paziente è soddisfatta fino adesso di quello che abbiamo fatto, di fare il nostro solito gesto che aspettiamo. Ok, un caro saluto a tutti.